Non firma, non vuol firmare. Firmo. Voglio firmare, no. Ma così lei vuol provocare una catastrofe? Certo. E neppure consapevole. Sicuramente. 150 milioni. Continua a non voler firmare. Non firmo. Come lo firmo, non firmo. Come detto il percordine, è venuto incontro. Sì, poi passa avverte, ma capo come sei pace e poi completo completa parola. Siete la manica di lati. Adesso vi denuncio tutti. Ma come si permette? No, siete la manica di lati. Come si permette? Questi qui sono dei ladri, mi raccomando. Luca, finiscila! Non fare così! Mamma, lasciami andare! Silenzio, la compagnia sta recitando! Quanto fa? Perché mi godevo proprio di... Ma o comendatore in periodo che mangia poco, o è sempre più stanco. E poi, quello dolore in mezzo allo stomaco. Del suo caro amico mette in evidenza l'aneurisma della aorta, forse con un'operazione chirurgica, ma soltanto dell'altra inutile sofferenza, più probabilmente. Ma c'è un seguito, ego. Ma mi sono seguito, uscito, come è andato? Ma no, perché le volte non si sa mai. Come è andato? Per un suo amico non c'è niente da fare. E dispiace, come è andato? Purtroppo, sì, la lei uscita. Ma lei, su Giovanni, arrivederci. In gamba, Giovanni. Ah, no, ho capito. Niente, per cui ci poco, su comendatù. Ma lei, su Giovanni, in gamba. Se vedemo. Un in gamba. Luca. Un piccolo in gamba.
Con che voglenza mi è stata fatta? A un certo punto, Luca, per via che venga, dobbiamo lavorare. A un certo punto mi sono sentito crollare il mondo addosso. Ho dovuto parlare con qualcuno, ma non sarebbe servito a niente. Poi d'incanto ho visto la luce e ho detto: non tutto è finito, ma posso fare e dire soprattutto quello che voglio a sto punto e mangiare quello che voglio. Ordino a ragusta, pesci fritti, imbuti giù nel gianco, e una bella torta reciclata a cuscie. E poi l'appa. Ma chi c'è sul serio? Seguivo. Ecco chi ha l'appa ci comanda tu. Salute. Ok. Ora diventa un matto. Dammi una gomina. Poca, perché accusta un sacco di dinero. Bagnato di tempo, parlare. Ah, ho ascica, va bene. Ma non ti ammetto questa ragazza. Va benissimo. Bene. Com'era quel tempo, mi sono andate sostanzialmente bene. Per i miei compagni però è stato accettato tutto con una certa sorpresa e contrarietà. Mia madre mi ha aspettato per morire. Stavo lavorando alla Scala, alla regia dei Troiani di Berlioz, quando mi dicono che devo tornare a casa perché è questione di cura. Quando sono stato davanti al suo letto, mi ha guardato e mi ha detto: è finita, e mi ha dato le chiavi di casa. Io le ho prese, ma non riuscivo a realizzare che fosse finita davvero, anche se sapevo che era terribilmente condannata. E ancora oggi, quando la vedo, non la penso mai sul letto di morte. La ricordo invece per certe sue uscite divertenti, quando mi diceva che malgrado l'età il suo cervello funzionava come un vulcanetto! A volte anche in maniera sorprendente. Come quel precetto che amavi ricordare. Quando si ha poco denaro, bisogna usarlo per il superfluo. Perché per il necessario ci si arrangia sempre. Mia madre si chiamava Fernanda Nardi. Insegnava lettere al liceo. Alcun di Ferginna. Altre brutte? No, no. Come hai detto, non ci avete proprio che devo parlare. Coraggio, non è sicuria. Prendi un attimo. È successo un miracolo. In vero miracolo. Sì, proprio così. L'è morto precoce? No, no, non l'è morto nessuno. Oh. Dico 150 milioni.
commendatore non ha firmato, non firma e non firmerà. La capivo benissimo. A cartella de Buspià, scangiaco in atra. A 3212, 4213. Ma non è lei, non è lei. Anche davanti al pubblico. Le ho fatto offesa. Volevo presentarla. Io la chiamo a fare il suo dovere. Lei in questo momento approfitta della sopportazione che devo avere. Luce, luce, lui si è finalmente deciso ad entrare. No, caro signore, nessuna sopportazione. Lei soltanto deve credere che qua, sotto questi panni, il signor Ninkin non c'è più. Essendosi impegnato questa sera a recitare a soggetto con lei, per aver pronte le battute che debbono scaturire dal personaggio che egli interpreta, che debbono nascere dal personaggio che interpreta, il signor Ninkin deve vivere come Rico Verdi, deve essere come Rico Verdi. Cosa diavolo succede adesso, che altro c'è? Ma dottore, lei... Adesso nel suo volere... Uscendo fuori dalla tenda, vestito e truccato a San Pagliolo. Con la mano sulla guancia, non tollero che la signora Stainati Starace, con la scusa di recitare il soggetto, mi appiccichi certi spiriti. Guarda, mi mostro la guancia. Mi ha rovinato un trucco. Venendo vestita e truccata da signor Ignazio. Ma lei se ne ripari, santo cielo, è un modo istintivo e naturale. Come faccio a ripararmi se lei mi tira all'improvviso? Ma se ne rifare sempre, perché se rimerita sempre. E io, se recita soggetto, non posso tirarlo a un punto segnato. Io non sono un po' da impedire, caro signore. Dovevo essere più vicino al soggetto. E facciamo la parte, l'ultima, grazie. Apertura, grazie. Apertura. Apertura. Non è necessario che mi tiri per davvero. E allora come? Per finta? È che una nonna parte a memoria. Deve venire da qui. Da qui. Fa un gesto dallo stomaco in su. Lei me li strappa e io glieli do. Signor
miei, signori miei, davanti al pubblico. Già nelle nostre parti, signor direttore. Ecco! Ah, lei intende così. Lei voleva fare le presentazioni? E noi ci siamo già presentati da tutti. Uno schiaffo. Questo imbecille di mio marito si è già bello più presentato. Siamo impegnati nelle ultime prove di uno spettacolo che avrà luogo al Teatro Argentina di Roma. Regia di Luca Ronconi. Su permesso dello stesso regista e sua concessione, io posso tenere quasi fino all'ultimo il copione con me. Come le dicevo in principio, caro dottore, non credo che il personaggio da me interpretato potrà adattarsi a tutte le sfumature da lei pensate per il pubblico. Questa ribellione ai miei ordini è finta. Niente affatto, prego anzi il pubblico di credere che questa non è assolutamente finzione. Finzione, anche questo scatto. Prima di un debutto si ha sempre paura. C'è molto nervosismo anche se si proviene da una lunga esperienza di palcoscenico. Così è inevitabile che un attore magari ti dica: Luca, chissà se riuscirò a farlo, chissà come andrà. Ricordo che un paio di volte lui ha dato una risposta molto incoraggiante: non ti preoccupare, da adesso in poi tu voli. Però lui è sempre stato portato all'inflessibilità. Per esempio, quando si arriva alla vigilia di una prima, ha sempre voluto andare in scena nel giorno stabilito in precedenza, senza mai recedere, a meno che non sopravvenissero dei problemi tecnici molto importanti e drammatici. Nessuna insicurezza, nessun timore da parte degli attori lo hanno mai spinto a cambiare idea. Ogni prova con lui è la prova. Fino all'ultimo può compiere modifiche, ma la data stabilita per il debutto deve essere rispettata. Ha capito? Finzione anche questo. All'amor proprio di un attore come il signor Ninchi, tra i migliori della nostra scena, devo pur concedere qualche soddisfazione. Il personaggio del primo attore si sposta leggermente. Ronconi è un grande manipolatore. Riesce a tirare fuori da quasi tutti coloro che lavorino con lui la creatività. E ciò perché ha bisogno che ognuno dia il massimo per poter raggiungere il proprio obiettivo complessivo. Non disdegna neppure di tirare fuori la competizione, qualora sia necessaria a questo scopo. Io, lavorando con lui, ho potuto conoscere la Guarnieri, la Melato, De Frankovic e molti altri, solo per fare alcuni nomi. Del resto, lavorando con Ronconi, si ha sempre la garanzia di partecipare a uno spettacolo diretto e organizzato con grande creatività e maestria. Ed è proprio per questa ragione che mi stupisco quando qualcuno lo considera, fra i giovani attori e i giovani registi, come un grande tradizionalista. Chiunque abbia mai visto recitare Ronconi, anche solo per spiegare una semplice battuta, come debba essere pronunciata, è concorde nell'attribuirgli un grandissimo talento. Io non ho certamente raggiunto la sua grandiosità, ma la sua lezione mi è stata di grande aiuto. Signora, ora tocca ancora una volta a lei. Seguiti. Seguiti. Seguiti, seguiti. La tingarella, la tingarella. Affare.
Ma la presentazione, santo Dio, cominciata così bene, secondo il nostro accordo. Ah, non dica accordo, signor direttore, se non vuole che io resti qui senza più cavarmi una parola da bocca. È magnifica. Ma forse lei intende dire che non ci sia stato un accordo fra noi per questa nostra uscita, ma lei intende forse che ci sia stato un accordo... Domande al pubblico, se veramente non ha l'impressione che noi in questo momento non stiamo recitando a soggetto. E dunque, seguiti. Piano. Seguiti. Piano. Piano. Non facciamo confusione. Chiami fuori tutti gli altri attori per presentarli. La zingarella, la zingarella. Dov'è? Dov'è? Dove sei? Eccola qui. Vieni. Vieni. Vieni, mia figlia disgraziata! No, mi lasci? Mi lasci, signora? Per me così non è possibile. Signor direttore, glielo dico avanti. Per me così non è possibile. Lei ha segnato una traccia, ha stabilito un ordine di quadri. Ho bisogno di sentirmi sicura. Oh sì, perché la signorina si sarà certamente già belle messa a memoria tutte le cose da pronunciare secondo questa traccia. Nell'azione che mi è stata segnata. Idel gitano i giorni a bella, idel gitano i giorni a bella, chi giorni a bella, la zingarella, la zingarella, la zingarella. Che ha? No, sì, invece sì. Ma no, sono sì, lei ha qualcosa. Invece no, sì. Sì, gli occhi del pubblico sono puntati addosso a noi. Invece sì. Ci sta fissando tutti. Invece sì. Non li provi. L'impatto è stato atroce. Nel senso che con Ronconi non impari. Sei costretto a imparare. Tuttavia per me all'inizio è stato duro. Mi sono adeguato a quanto egli chiedeva, perché era tale la violenza della richiesta che non si poteva fare a meno di accoglierla e di ubbidire. Adesso, a distanza di 30 anni, colgo in lui dei cambiamenti. Il rigore si è trasformato in un comportamento più dolce e comprensivo. La proposta di Ronconi era sempre una grande imposizione ed io non capivo quell'eccesso di violenza e di severità nel chiedere e nel pretendere impostazioni su cui ero perfettamente d'accordo. Questo era il suo modo di lavorare per i giovani. Thank you.
L'emotività ha avuto e ha una gran parte di importanza nel mio lavoro e nella mia vita. A volte andavo così tanto in tensione che dopo lo spettacolo potevo dormire per un'intera giornata. Poi, con l'esperienza è andata meglio e ho saputo gestire la situazione. Ho iniziato a recitare dopo essermi diplomato all'Accademia Silvio D'Amico e l'ho fatto per 10 anni, cioè fino a metà degli anni 60. Allora il teatro lo si faceva un po' dappertutto. Era stata l'Italia della ricostruzione ed era quella del boom economico. A Roma si viveva bene, si poteva persino sognare. Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano, fai di sì. Si sceglie stelle più brillarelle che puoi, e un freccio di luna tutto per noi. Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma prima sera, e te verete serve da cintura. Roma dove sei, Erica, oggi prigione tu, prigioniera io. Antica città, ora vecchia realtà, non ti accorgi di me, però sai che pena mi fa. Una donna molto importante, oltre a mia madre, è stata mia cugina Maria Teresa Albani, attrice. Aveva 10 anni più di me, molto intelligente, ma un po' troppo eccentrica. Nell'ambiente era considerata una strana. Figurarsi un'attrice che scriveva dei testi per sé. Oggi se un'attrice si scrive dei monologhi è una cosa normalissima, direi banale. Ma allora, a quei tempi. Maria Teresa era ossessionata dell'idea di essere al centro, al vertice delle situazioni. In scena, sul palco, non era poi tanto diversa, tipica della figura dell'interprete degli anni 60, dove si era portati a essere se stessi più che il personaggio. Come brucia la città, come grande la città, come viva la città, come allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine, piena di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce. Bruci la città e crolla il grattacielo, rimani tu da solo.
nulla sa di me. Io vedo intorno a te che passa e va, ma so che la città vuota sarà. Se tu non sei qui, quasi per caso sono passato poi alla regione. Paradossalmente, ma non troppo. Se ci penso, credo di aver imparato a recitare quando ho iniziato a fare il regista. In quel momento, infatti, ho acquisito la consapevolezza che mi mancava e mi sono accorto che il mio vero pubblico sono loro, gli attori. Con loro un rapporto che non sono mai riuscito ad approfondire con una platea quando ero io a dover recitare. Ma la prima esperienza è stata una catastrofe. E così altri che da lì a poco si sono succeduti. Da subito mi sono abituato alle critiche. E ho perso anche pure molti soldi di tasca mia. L'insuccesso mi ha sbalestrato, ma non mi ha fatto piangere. Anche se mi capita di piangere abbastanza spesso per emozione, ma non per dolore né per dispiacere, perché fin da bambino non ho mai dato una connotazione negativa a questi due sentimenti. Non sono gelido e non sono poi così razionale. Le emozioni, anche quelle piccole, mi vincono. Qualche anno fa mi ero appena trasferito a Gubbio e nel bel mezzo di Corso Vannucci, Perugia, sono scoppiato a piangere d'improvviso. Così, senza motivo. Mi sono detto: guarda un po' dove sono finito per puro caso. Non ero né angosciato né disperato di essere lì. Ero colpito, questo sì, emozionato dalla sensazione improvvisa di trovarmi da qualche parte, di esserci davvero. Io lavoro, penso a te, torno a casa e penso a te. Le telefono intanto, penso a te. All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore che aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi colmi di paura, erano gli specchi di un'avventura. La 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 chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. Eh sì, sì. Fare una regia è traumatico, come qualsiasi confronto. Un regista poi è sempre il bersaglio di tutti gli scontenti, i mugugni, le perplessità e le frustrazioni. Così sono diventato un regista in qualche modo anomalo, lontano dallo scontro tra le metodologie, lontano dalle ideologie. Brecht contro Stanislavski, Artaud contro Brecht. Nel mio lavoro parto sempre dall'opera per poi risalire all'autore, mai il contrario. Quando ho messo in scena il mio primo Goldoni, molti storcevano il naso e dicevano: ah, ma questo non è Goldoni.
E invece era Goldoni. Integralmente, parola per parola, proprio come lui l'aveva scritto. E le prove per un regista sono il momento più affascinante e contraddittorio di uno spettacolo. Non amo l'amore così, l'attore esibizionista, perché sono più antico e più tragico. Mi piace che sul palcoscenico ci sia l'esplosione dell'attore, non la sua celebrazione. È molto difficile che io suggerisca all'attore quello che deve o non deve fare. Sarà anche in disaccordo con le sue abitudini e i suoi modi di fare, ma non su quello che può fare realmente. Riuscire a radiografare una battuta e le molteplicità dei suoi valori letterari, psicologici ed emotivi è una conquista. Gli spettacoli come i miei, che sono pensati per un pubblico che ancora non c'è, devono fare i conti con l'intromissione di Calli, che non fanno certo prendere una forma piacevole alla scarpa. Il teatro serva sia a chi lo fa che a chi lo vede, ed è quindi un fatto di esperienza e di cognizioni. E per esperienza intendo qualcosa che duri nella memoria e nel corpo di chi ha assistito e anche di chi ha firmato la regia. Lo scatto fondamentale avviene proprio dentro la memoria degli spettatori e non in sala. Un teatro che non possegga al suo interno il concetto di esperienza serve soltanto a occupare una serata. Mi chiama Vittorio Gassman. Mi chiede di fare uno spettacolo con lui. Credo che in questo suo invito ci fosse un po' zampino di Nora Ricci, sua prima moglie e mia buona amica. Vittorio vuole fare uno Shakespeare, un testo che abbia per protagonista un re, e la scelta cade su Riccardo III, nella traduzione di Rodolfo Wilcox. Lavorare con un attore del calibro di Vittorio, talmente sicuro di se stesso e dei suoi mezzi, da avere persino l'intelligenza di lasciarti libero e di non condizionarti mai, è stata sicuramente una delle esperienze centrali del mio lavoro di regista più belle che mi siano mai capitate. Della sua lealtà e della sua intelligenza sarò sempre grato e riconoscente a Gassman, che mi ha in qualche modo protetto così di fronte agli attori. Who is
abbandonati come se non ci fosse più niente più niente al mondo. Suona l'armonica, ti sembra un organo che vibra per me, per te. Sole immensito del cielo per te e per me. Pubblico che è terminato il primo atto, ci sarà un intervallo della durata di 10 minuti.